ovviamente questo è anche l'anno delle pubblicazioni, ogni anno oltre Babele anche in rete con altre realtà promuove delle pubblicazioni, e gli studenti dell'ITET Dante Alighieri, ne abbiamo qui una, Michela Russo, che abbiamo coinvolto anche proprio per un racconto fotografico delle nostre iniziative, hanno prodotto al termine di un progetto di alternanza scuola-lavoro sul turismo manager, cioè, ho sbagliato la pronuncia, ditemelo, correggetemi, hanno prodotto un catalogo, appunto una pubblicazione a cura di Oltre Babele, della scuola, della Regione Puglia, del Club per l'UNESCO, perché altra cosa fondamentale, la fiera non potrebbe esistere senza la collaborazione con una con tutte le realtà più virtuose del territorio, le associazioni del terzo settore, tra queste veramente il Club per l'UNESCO, nelle persone di Domenico Carbone, di Giovanni Martiradona, veramente di tante persone che ci sostengono e ci incoraggiano. Spero di aver detto tutto, di non aver trascurato nulla. Io vi presento il nostro ospite, che è il professor Trifone Gargano, che ringraziamo calorosamente per aver accettato il nostro invito. È stato già ospite della Fiera del Libro di Oltre Babele in diverse occasioni, siamo sempre felici di ascoltarlo e di arricchirci con le sue parole. La professoressa Paola Grillo, che ringraziamo appunto per essere qui, lo insomma, guiderà, introdurrà, modererà questa presentazione. Il libro che il professor Gargano ci presenterà è Dante Pop, canzoni e cantautori. Ora mi taccio e mi godo anch'io la presentazione, grazie a tutti. Un ringraziamento al professor Trifone Gargano, che mi ha chiesto di essere qui in piacevole compagnia vostra, e un ringraziamento all'associazione Oltre Babele e al club UNESCO, che mi onoro di essere anch'io una socia del club. È sempre un piacere per me presentare il professor Gargano, non è la prima volta che lo faccio, non è la prima volta che lo faccio a Cerignola. È un piacere e un onore perché il professor Gargano praticamente si presenta da solo, non ha bisogno di grandi presentazioni, non ha bisogno che si impari a memoria il suo curriculum, perché più che sapere che è un docente di lettere del secondo ciclo, che è stato docente di didattica della lingua italiana all'Università di Foggia, che collabora con l'Università di Stettino in Polonia, penso quando non faccia molto freddo, penso assolutamente quando non fa freddo, ha al suo carico una serie di pubblicazioni, ricordo soltanto perché le ho presentate io, Geostoria della lingua italiana, La letteratura al tempo di Facebook, A scuola non si legge, e ultima questa Dante Pop, canzoni e cantautori, che presenteremo qui oggi con illustrazioni di Carlo Volsa. Il canto ha un selfie, Manfredi che dice tic clic, mi vedi? E lui dice no, non ti conosco. E Manfredi non dice sono il figlio di Federico, perché nessuno dice se mio padre è è morto, non ci sta più, ma se stessi in galera io non direi come, non conosco, sono Trifone, il figlio di quel che sta in galera per tentato omicidio. No, dice sono il nipote di Costanza che sta in paradiso, sta nel cielo della luna. Non dice papà è quel delinquente che sta tra gli eretici giù nell'inferno. No, tace del padre. Quindi nel settimo abbiamo i principi, nel quarto c'è Belacqua, un musicista, nel sesto c'è Sordello, un poeta, il canto quinto c'ha tre di morte violente, e divide questa simmetria che è un autentico ipertesto. Un anno ho dato una tesi di laurea su questo dell'ipertesto, 1-9-2-8 e così via, a incastro. Allora nel canto di Grignani qual è? E quindi i 9 canti che precedono l'inferno, i 9 che precedono il decimo del purgatorio e il 9 che precedono il paradiso sono una sorta di antinferno. L'inferno vero comincia con la città di Dite al decimo canto, il vero purgatorio comincia col decimo, quando quello gli fa le 7 cose, gli apre la porta, gli spassa e non ti girare più, e nel decimo canto del paradiso comincia il vero paradiso, perché prima nei canti precedenti ci sono Luna, Mercurio e Venere, che sono i cieli con le macchie, dove le anime hanno qualche macchia non dovuta a loro ma ai parenti che l'hanno tirata dal convento, hanno fatto qualche cosa. Nel decimo il sole, i sapienti, comincia il vero paradiso. E allora ovviamente questo un'altra volta mi invitate, vi spiego perché è difficile, uno all'inferno può capire che tra un furto e un omicidio c'è differenza di pena, di gravità.
ma in paradiso, posto che San Trifone è il più potente di tutti, può esserci tra San Carlo e San Vincenzo una differenza? No, sono San Trifone è il più potente, sto qua nella città pure di San Trifone, San Trifone è il più potente, ma tolto San Trifone che non fa testo, è una partecipazione straordinaria. Gli altri, come fa a dire che San Carlo è meno potente di San Vincenzo? All'inferno sì, ma questo, su questa questione angiologica mi invitate un'altra volta. Allora, in quel canto ci sono dei girotondi, canta Grignani. Dante e Beatrice stanno al centro e questi girano, danzano intorno a lui, la danza di cui canta lui. Il primo di quei, a un certo punto la danza si ferma, i danzatori si fermano. Il primo, Tommaso d'Aquino, il più importante, dice, ma te li presento io. Cominciamo da me, è ovvio, ma cominciamo da me, sono il più importante. Io sono Tommaso, poi c'è quel, poi c'è quel, poi c'è quel. A questa presentazione delle anime Dante dedica una novantina di versi. Provate a portare gli studenti come faccio io nel cortile, nel corridoio, e li mettete a un metro l'uno dall'altro. Il primo starà là, sì, anche le femminucce, l'ultimo starà a 90 metri, lontano. Ma Dante non dice questo. Dante nel decimo del Purgatorio dice: attenzione, c'è il visibile parlare, quelli che oggi i neuroscienziati dicono i neuroni specchi, Dante l'aveva scritto 800 anni fa, attenzione, il visibile parlare. Se noi facessimo fare, se poi fischiaste all'ultimo, dice, ehi, chiudiamo il cerchio qua, cosa accade facendo il cerchio? Che l'ultimo viene accanto a me, al primo, io sono Tommaso, l'ultimo, il più lontano da me, diventa il più vicino a me. Il più lontano si chiamava Sigeri. Sigeri e Tommaso erano due teologi che litigarono tutta la vita, si scomunicarono a vicenda, erano opposti e lì stanno uniti. Sigeri veniva dall'averoismo, incline al dialogo con l'Islam. Oggi sarebbe un filosofo teologo da recuperare, oggi che abbiamo da dialogare con gli altri, non da ucciderci con gli altri, da litigare con gli altri. Quindi Dante dice, come nella canzone ripete Grignani, che forse di là le cose che qui sembrano opposte sono unite, sono vicine. Del resto nell'11 e nel 12 non è questione di Grignani, è un altro cantautore che ha dedicato all'11 e al 12 un intero albo, e Branduardi ha dedicato un intero CD a San Francesco citando l'11 e il 12 in cui c'è lo specchio tra la carità e la teologia, tra le strade diverse che portano a Dio. Francesco e San Domenico sono due modalità differenti di santità. Gianluca Grignani qui ci regalò una intera canzone. Pochi gli autori che si sono dedicati al paradiso, molti all'inferno, il purgatorio, ma pochissimi al paradiso. Marlene Kunz è un gruppo particolare che ha dedicato una canzone al paradiso, a Beatrice. Poi un'altra canzone bella per me di Bennato, questo è l'album più bella, l'album, la raccolta più bella di tutta la discografia di Bennato, Afferrare una stella è da saccheggiare da un punto di vista scolastico, perché ci sono molte poesie di Pascoli che sono trasferite qua.